È un territorio che ha delle eccellenze, soprattutto io direi le eccellenze non tanto di prodotto, perché quelle sicuramente ci sono, perché avere tre DOP come il territorio, la provincia di Piacenza è l'unica provincia in Europa ad avere tre DOP per i salumi, per esempio, quindi non tanto di prodotto ma di filiera territoriale. Io parlerei di qualità della filiera territoriale, che va dalla risorsa territorio e per poi arrivare al prodotto, ma anche all'accoglienza e anche un'esperienza molto diversificata, che non è solo enogastronomia ma è anche arte, che si può trovare in tutti i castelli che il territorio piacentino offre, ed è anche apertura e cultura dell'accoglienza che c'è in questo territorio. Bellezze naturalistiche, perché il territorio piacentino è caratterizzato da direi l'elemento acqua, che è molto importante perché è il fiume Po e quindi navigazione fluviale, vuol dire anche quattro fiumi e quattro valli e quindi l'Appennino. Quindi abbiamo la Valnura, la Val d'Arda, prendono i nomi proprio dai fiumi, la Val Tidone e la Val Trebbia. Quindi queste valli che seguono i fiumi, ma che significano anche sia turismo fluviale ma anche turismo naturalistico. Trekking significa anche grandi passeggiate, significa vivere la natura. Ed è anche un'offerta della città, e quindi la città di Piacenza con la sua lentezza, col suo vivere di città di provincia, che però ha anche un'offerta dal punto di vista storico-artistico molto importante. È una location molto importante perché questo castello, di proprietà privata dei signori Spaggiari, dà un'offerta che è molto, molto diversa, non soltanto quindi il patrimonio storico-artistico, ma anche un'attenzione particolare all'arte contemporanea, e quindi il museo, la grande collezione che è frutto della passione del proprietario per l'arte contemporanea.